regia procediamo, che onore abbiamo, un grande attore, comico mattatore, oggi che bello con noi Panariello. Sua maestà Re Giorgio Panariello. Buongiorno. 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 Ma non mi hanno mai presentato così, te lo giuro. Ma come stai, Fernando? Sto bene, Giorgio, è un piacere vederti. Sei in giardino? No, è perché è una pianta, no? Non lo so, in casa con una pianta che almeno fa un po' di colore in queste giornate grigie. Ti ho visto ieri sera nel muro là, che facevi nella trasmissione che seguo, è stata molto carina ieri sera. Grazie Giorgio. Senti caro, piacere, ribadisco, averti qua, sai la stima che abbiamo tutti di noi, ma tutti gli italiani. Ma tu sei fresco di stampa, è uscito proprio il 3 di novembre, un libro che apre alla tua intimità e assolutamente non ad un periodo particolarmente e ad un episodio particolarmente allegro, tutt'altro. Tutt'altro, sì, no, racconto una storia, che poi è una storia che ha dei momenti drammatici, ma anche dei momenti divertenti, insomma, com'è la vita poi, in definitiva. E racconto la storia di Franchino, di mio fratello, con il quale, insomma, abbiamo condiviso gioie e dolori di una vita, siamo cresciuti tutti e due in condizioni quantomeno precarie, perché io sono stato adottato dai miei nonni appena nato, Franchino che è nato un anno dopo, no, è stato messo in un collegio perché i miei nonni non si potevano permettere né fisicamente né economicamente di mantenere due ragazzini così, poi erano già cinque figli. E quindi racconto la storia appunto di una fortuna e di una sfiga, no? Quella di essere nato un anno dopo nel caso di mio fratello. Il titolo Io sono mio fratello è soprattutto per quello. Insomma, il rapporto non è finito. Tuo fratello è scomparso, ma non è finito, visto che insomma siamo qui a parlarne. No, infatti questo è un libro che a me è servito tanto come medicina, perché per molto tempo mi sono sentito in colpa per aver avuto più fortuna di lui, in realtà, di aver avuto più possibilità di lui. E invece ecco, questo libro mi ha servito per togliermi questo senso di colpa, anche secondo me ingiustificato, e poi per rendere giustizia anche a Franco, perché insomma per le persone più distratte c'era l'idea che Franco se ne fosse andato per un'overdose, no? Perché dopo una vita di sostanze stupefacenti, insomma, così poteva essere il finale più degno. In realtà se n'è andato perché è stato abbandonato dopo un malore da alcuni amici, dopo una cena nei cespugli di un lungomare di Viareggio. E quindi insomma È semplice, scusami Giorgio, non è semplice soprattutto per un personaggio come te, no? Che siamo abituati a vederlo col sorriso sempre brillante, aprire una parte così intima e dolorosa della propria vita, no? Non è semplice. Sì, non è semplice, io l'ho fatto, mi è venuto così, di getto, perché prima del lockdown io stavo per debuttare con uno spettacolo teatrale che si chiamava La favola mia, dove avrei raccontato la mia storia, no? Avrei raccontato aneddoti della mia vita, divertenti, meno divertenti, eccetera. E non potevo prescindere, no? Da Franco, avrei parlato anche di Franco. Ho scritto, buttato giù un capitolo, un pezzo di questa storia che avrei dovuto raccontare al pubblico, poi c'è stato il lockdown. E allora mi sono messo lì, ho avuto un po' più di tempo e, come hai detto tu prima giustamente, la lucidità e la freddezza e il distacco anche necessario dopo tanto tempo per scriverlo, e ho ampliato questo mio ricordo di Franco, e ne è venuto fuori un libro addirittura. Non l'avrei neanche immaginato io, sinceramente, non era nella mia mente di scrivere un libro, però il lockdown mi ha dato quella serenità, quella tranquillità e il tempo necessario per poterlo fare anche in maniera, diciamo così, meno dolorosa possibile, perché era un filo, no, di lana sul quale dovevo camminare. Non dovevo raccontare troppo di me, sennò altrimenti era una biografia, e dovevo raccontare in parallelo queste storie senza essere proprio, come hai detto tu prima, no, da noi comici la gente si aspetta anche un po', certo, di disincanto, di impegno. Quindi ho cercato anche di scriverlo in qualche occasione finché mi è stato possibile, con il sorriso sulle labbra, insomma.
Io sono mio fratello nelle librerie fortunatamente aperte in tutti i digital store. Oh, ripromettiamoci di vederci quanto prima, sia con i tuoi spettacoli, con tutto il resto. Intanto ne approfitteremo per condividere con te questo momento della tua vita. Signore e signori, Giorgio Panariello! Grazie! Fernando! Grazie! Ciao Giorgio! Giorgio Panariello! Procediamo con il libro, è già in libreria, io sono mio fratello. Yeah. Hai capito che roba, Giorgio? Ciao caro, un bacione! Mandamela.